Buonasera a tutti. Per chi non mi conoscesse ancora, sono Guglielmo Maffeis di FA 400 e ho il piacere di presentare questa sera una sessione dedicata ai C-Level che insomma, si terrà insieme ai miei amici di Nord-Est Servizi. Che cosa sono i C-Level Days? Abbiamo voluto dedicare i mercoledì appunto per raccogliere i CEO e comunque anche i manager aziendali intorno a dei temi. E quindi abbiamo dei docenti che si occupano fondamentalmente di formazione che cercano di così diffondere della cultura, ok? Quindi di crescere in consapevolezza. Questo è lo scopo dei C-Level Days. Abbiamo come ospiti gli amici di Nord-Est Servizi che ringrazio. Nord-Est Servizi è uno sponsor importante di FA 400, è già qualche anno che ci segue e appunto porta cultura. No? Nord-Est Servizi è una società attenta ai temi della sicurezza, ma sia dal punto di vista consulenziale che anche di prodotto. Passerò subito dopo la parola a Mauro Sarti e a Cristiano Di Paolo. Non prima di dirvi che potete fare quindi domande, la sessione comunque verrà registrate e quindi sarà fruibile anche on demand nelle nostre nuovissime sale webinar on demand della fiera. Quindi io passerei la parola a Mauro e a Cristiano, che ringrazio per la loro presentazione e so che sarà sicuramente interessante per tutti quanti voi. Buon lavoro e ci vediamo dopo. A te la parola, Mauro. Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati. Ringrazio Guglielmo per la presentazione e ringrazio ovviamente FA 400 per l'opportunità di essere qui e di condividere con voi dei temi che io ritengo importanti e, come dire, assolutamente d'attualità visto i momenti che stiamo vivendo. Allora, oggi parleremo con Cristiano Di Paolo dell'IT Governance, focalizzata principalmente al discorso di business continuity. Prima di introdurre, diciamo, il tema, volevo fare solo una breve presentazione di chi siamo, giusto per farvi capire, diciamo, di cosa ci occupiamo, e quindi un veloce epilogo. Nord-Est Servizi si occupa di soluzioni IT, quindi servizi gestiti per i data center, e quindi noi siamo in grado di accompagnare il cliente verso i progetti di innovazione e digitalizzazione che ovviamente sono assolutamente d'attualità visto l'evoluzione che il mercato ci richiede in questa particolare fase. Come Nord-Est Servizi, diciamo, noi aderiamo ad un gruppo di aziende che si sono integrate a partire dal 2016 e che vedete riportate qui sotto, quindi Eurosystem, EstEcommerce, Team, SecureB. Sono integrate per creare una massa critica maggiore, per rafforzarsi e affrontare meglio le sfide del mercato dei prossimi anni. Sicuramente adesso siamo in grado di fornire servizi più professionali, abbiamo ampliato il nostro offering e siamo sempre più al fianco dei nostri clienti per, come dicevo prima, affiancarli in questi progetti che devono essere portati per mantenere l'azienda competitiva. Dove siamo? Noi operiamo nel centro-nord-est, quindi diciamo, occupiamo una fascia geografica direi importante. La sede è a Treviso, però abbiamo filiali a Bergamo, Bologna, Ferrara, Firenze, Udine e Verona. Ovviamente queste non sono dei confini perché i nostri clienti li troviamo anche in altre regioni, anche in Sicilia ci sono i nostri clienti, quindi è chiaro che le moderne tecnologie ci permettono di superare queste barriere. Nello specifico, i servizi che noi forniamo sono servizi per gestire l'infrastruttura IT del cliente. È un servizio, diciamo, vestito su misura, tailor-made, quindi diciamo che o può essere il singolo servizio sistemistico su una determinata piattaforma di cui ha bisogno il cliente, oppure può essere l'outsourcing completo della sua struttura IT, in base alle necessità, in base alle peculiarità del cliente. Forniamo anche servizi per rinnovare, per ottimizzare quello che è il data center, sia che sia un data center presente presso la sede del cliente, sia che sia una soluzione in cloud, quindi tutti quelli che sono servizi di host, disaster recovery, e tutto questo segue un protocollo specifico, quello del protocollo ITIL, in quanto riteniamo che per elevare le performance e la professionalità bisogna fare, diciamo, seguire delle best practice riconosciute a livello internazionale.
Per quanto riguarda la sicurezza, è un focus specifico perché riteniamo che sia un argomento assolutamente da seguire con precisione e focalizzazione. Quindi abbiamo una soluzione molto completa e abbiamo un team di esperti di assoluto rilievo. E per il data center, come dicevo prima, siamo in grado di gestire quelle che sono le piattaforme più utilizzate e quelle che sono le soluzioni che rendono migliore e più efficace l'infrastruttura interna. In queste rientra anche Duplo TSA, che è una soluzione di disaster recovery e alta affidabilità per il mondo Power System IBM, e di cui vi accennerò in finale di questa presentazione, daremo un flash anche sulle peculiarità di questo prodotto, che è già stato presentato in un precedente webinar. Bene, io non mi dilungo di più e lascio la parola a Cristiano, che vi parlerà appunto della governance. Buonasera, buonasera a tutti anche da parte mia, benvenuti e grazie di essere qui per assistere a questo webinar. Ringrazio Mauro per l'introduzione, come vi ha detto mi chiamo Cristiano Di Paolo, sono un consulente IT, collaboro con Nordest Servizi sui temi soprattutto diciamo della formazione e della consulenza per manager IT. Come correttamente diceva Guglielmo nel corso della sua introduzione, è importante a nostro modo di vedere riuscire a portare anche le competenze diciamo più di livello manageriale a chi si occupa di IT, che magari ha già un bagaglio tecnico che gli consente ovviamente di affrontare questo difficile mestiere, quello del CEO, dell'IT manager, in maniera appropriata. Queste competenze manageriali completano, se vogliamo, questo tipo di figura. A questo proposito, la presentazione di oggi, vertendo su temi di business continuity e disaster recovery, in qualche maniera, diciamo, c'entra proprio il cuore di quella che è la governance IT. Io, prima di fare il consulente, ho avuto una lunga esperienza come responsabile dei sistemi informativi di una grande azienda e questo mi ha permesso, in qualche maniera, di vivere sulla pelle in prima persona quanto sia importante e delicato la resilienza e la continuità dei sistemi all'interno dell'azienda. Qualche volta si tende un po' a banalizzare, magari non a chi l'IT la vive tutti i giorni, ma da parte della direzione aziendale o di chi in qualche maniera sta attorno al mondo dell'IT, parlando di continuità e resilienza, spesso il discorso si riduce al tema disaster recovery. In realtà la gestione della business continuity, la cosiddetta business continuity management, come la chiamano gli inglesi, è un discorso molto più ampio. Con Business Continuity Management si identifica proprio un insieme di risorse, ovviamente parliamo di infrastrutture, applicativi, dispositivi, ma anche informazioni, naturalmente risorse economiche, ma anche, mi verrebbe da dire, soprattutto di processi, processi che in qualche maniera devono riuscire a indirizzare il tema della resilienza e della continuità dei sistemi informativi. Sostanzialmente l'obiettivo della continuità in azienda riferito dal punto di vista almeno IT porta proprio ad individuare, a analizzare, come vedremo poi un po' più nel dettaglio, quali sono i possibili eventi che in qualche maniera tendono a mettere in difficoltà, a poter mettere a rischio la continuità IT aziendale, per cercare di capire qual è l'impatto sui sistemi che questi eventi possono avere e mettere a punto un piano o una serie di interventi che in qualche maniera potrebbero così aiutare, se nell'ipotesi migliore, a prevenire il verificarsi di questi eventi, ma nel caso, ahimè, così negativo in cui questi eventi si dovessero verificare, aiuterebbero a mitigare i danni e a ripristinare in tempi compatibili con il business aziendale i sistemi e la continuità dei servizi IT.
Da questo punto di vista, quello che va sotto il nome, diciamo, all'interno del cappello della gestione della business continuity, è importante che si collochi all'interno dell'azienda e che quindi l'IT manager lo porti all'attenzione della direzione in maniera, se vogliamo, olistica, non riducendo diciamo il tema della continuità e della resilienza aziendale al tema del backup o del disaster recovery o della continuità intesa proprio come continuità di servizio, se vogliamo, infrastrutturale e applicativo. Quindi c'è da mettere in piedi sicuramente un processo che sicuramente parte e ha le sue fondamenta all'interno dell'IT, ma che in realtà coinvolge un po' tutta l'azienda. Abbiamo, ahimè, vissuto nei mesi scorsi eventi che hanno messo a rischio la continuità non solo dell'IT, ahimè, anche proprio del business aziendale, eventi che per una volta, lasciatemi dire, non avevano per protagonista l'IT, ma avevano per protagonista una classe di rischio, che è quella della pandemia, che in realtà si manifesta a prescindere da quella che è l'infrastruttura e i processi IT. Quindi l'approccio alla gestione della continuità non può che implicare all'interno dell'azienda un percorso che cambi la mentalità aziendale, facendo in modo che il tema della continuità, in questo caso IT, ma del business in senso più generale, venga vista proprio come un percorso da approcciare e una serie di processi che vanno in qualche maniera attivati all'interno dell'azienda. Proviamo a dare così qualche definizione e qualche terminologia per capirci rispetto anche al grafico, all'immagine che abbiamo visto poco fa. Quando parliamo di business continuity management, in realtà parliamo di una parte di quella disciplina più ampia che è la gestione del rischio all'interno dell'azienda. Non dico nulla di nuovo quando affermo che la gestione dei rischi ormai è, diciamo, pane quotidiano non solo per gli IT manager, ma per molte figure aziendali. Ormai gran parte delle norme, viene facile ovviamente citare il GDPR, ma ISO 27000, 22000, 22301 che parla proprio di continuità, si basano su un'analisi dei rischi, su quella che è la risk analysis all'interno dell'azienda. Ecco, quindi è giusto collocare questa parte di gestione della business continuity all'interno di quella che è la disciplina più ampia della gestione dei rischi aziendali. Ed è giusto sia per approccio metodologico, sia per dare la giusta rilevanza, la giusta importanza a quello che è la continuità dei sistemi. Quando si parla di rischio, ora qui ovviamente non c'è il tempo di trattare l'argomento, ma è inevitabile di doversi porre delle domande e coniugare il rischio e i possibili impatti che questi rischi hanno sulla continuità IT e sul business aziendale in termini di business e non in termini, lasciatemi usare questo esempio, non in termini esattamente e solo IT. Quindi la continuità dovrebbe passare attraverso quella che si chiama business impact analysis, cioè qual è l'impatto sul business degli eventi negativi che possono verificarsi, in questo caso all'interno di un sistema informativo aziendale. Perché si parla di business impact analysis? Perché è proprio una sorta di sforzo che l'organizzazione deve fare per dare un valore alla continuità dei sistemi. Naturalmente sappiamo tutti che non tutti i sistemi aziendali hanno la stessa importanza, non tutti sono vitali, ci deve essere ovviamente anche una priorità all'interno delle esigenze aziendali quando si tratta di operare in modalità, chiamiamola degradata, cioè quando un incidente dovesse verificarsi. Questa business impact analysis, quando è svolta correttamente all'interno dell'azienda, coinvolgendo tutte le figure relative anche del business, perché è chiaro che non è l'IT che dà l'importanza ai vari processi IT a supporto al business, ma deve essere il business stesso che dice: questo per me è fondamentale, questo è meno importante, questo si può diciamo ripristinare
in un secondo momento, perché bisogna dare la priorità a quest'altra cosa. Ecco, se questa analisi è fatta molto bene, ci permette di avere un quadro molto chiaro di quali sono poi, diciamo, le attività, i processi che dobbiamo mettere in campo per gestire eventuali incidenti, e anche dall'altro lato capire quali di questi incidenti è possibile eventualmente prevenire o mettere in atto dei controlli che ne riducano l'impatto. Quindi, a seguito di questa business impact analysis, è possibile redigere un piano di continuità che è piuttosto ampio, nel senso non si occupa semplicemente, come qualche volta capita, diciamo, nella mia attività di consulente, di trovare in azienda di essere confuso con quello che qui avete citato come disaster recovery. Cioè, disaster recovery significa, ok, è successo qualcosa e adesso ho un piano, ho una serie di pratiche, so come agire per ripristinare parzialmente e poi in una seconda fase totalmente i sistemi. No, il business continuity plan significa non solo avere un disaster recovery plan, non solo testarlo, ma anche mettere in atto tutte quelle azioni anche preventive che incrementano la continuità del business. Quindi un'azione, per questo parlavo prima di processo, non solo, diciamo, da mettere in campo quando accade qualcosa, ma un'azione da portare avanti in un'ottica di continuous improvement, quindi di evoluzione continua e di miglioramento continuo, day by day all'interno delle attività IT e ovviamente aziendali. Quali sono quindi gli obiettivi che possiamo... Volevo fare un inciso, Cristiano, visto che ho colto al balzo, diciamo, una tua osservazione. Cioè, parliamo di analisi dei rischi, parliamo di incident, di business continuity, e vedendo un po' quello che succede oggi, no? Diciamo anche i recenti fatti di cronaca, l'aspetto del cybercrime diventa sempre più impattante, no? Sull'operatività delle aziende, perché è cronaca recente che alcune aziende importanti sono rimaste ferme proprio per alcuni giorni, mandando a casa la parte, diciamo, gli impiegati, gli operai, perché non riuscivano a garantire la continuità operativa. Quindi credo che questa debba essere sempre più contemplata all'interno anche di un business plan fatto in un certo modo. Sì, assolutamente, è una, diciamo, delle minacce principali, e anche, devo dire, è uno dei pensieri principali di chi fa l'IT manager dal punto di vista delle preoccupazioni. Però l'esempio che hai fatto, che ahimè è recente e vivo nella cronaca di queste tre aziende, in realtà poi ce ne sono molte di più, diciamo tre che sono finite sulla stampa anche generalista, poi in realtà gli addetti ai lavori sanno, diciamo, che è un fenomeno abbastanza frequente. Sì, però è un esempio estremamente, come dire, calza proprio a pennello rispetto a quello che stavo dicendo del business continuity plan, poiché almeno in una, insomma, da quello che dalle notizie che ho io, almeno in uno dei tre casi, in realtà il fatto di mandare a casa, di interrompere alcuni aspetti della produzione, di mandare a casa il personale, è stato fatto non tanto a seguito del problema verificato, ma a seguito della scoperta del fatto che ci potesse essere un problema, e all'interno del business continuity plan proprio che era stato fatto da questa azienda si era deciso che in caso, diciamo, si fossero trovate le tracce di una possibile minaccia, diciamo, che si poteva avverare o meno, le azioni da mettere in campo erano esattamente quelle. Quindi, almeno in un caso, insomma, dalle notizie che ho io, rispetto ai tre noti, alle cronache qui del Nord-Est che sono accaduti, almeno in un caso, diciamo che l'azione è stata fatta, non dico in maniera preventiva, ma in maniera, diciamo, così, prima che si verificasse effettivamente la minaccia, semplicemente perché c'erano state, c'erano delle evidenze, delle tracce, diciamo, che questa minaccia potesse rendersi manifesta e creare ancora più danni. Quindi proprio un esempio di come ci voglia un'ottica di processo e in qualche maniera si possa agire anche prima, tra virgolette, che le minacce effettivamente si manifestino. Sì, quella del cybercrime comunque è, diciamo, una delle principali cause di interruzione di continuità dei servizi IT all'interno dell'azienda, e proprio per la sua
la sua efficacia, ahimè, e la vastità dei problemi che può portare, è anche una delle più, tra virgolette, pericolose. Per fortuna ci sono ovviamente una serie di accorgimenti, di contromisure e, ahimè, quando succede, anche di rimedi che si possono prendere per fare in modo che l'impatto negativo sia limitato. Però i casi di cronaca che tu hai ricordato sono lì proprio a testimoniare come l'impatto anche in termini proprio di business economico è altissimo quando la continuità dei servizi IT viene messa tra virgolette a rischio. Quindi il tema della continuità è un tema che va assolutamente portato all'attenzione delle direzioni aziendali, degli imprenditori, e va trattato, diciamo, con le giuste risorse da questo punto di vista. Sicuramente. Riprendo la trattazione. Dicevo, il business continuity plan, quali sono gli obiettivi che in qualche maniera può così mirare, aspirare a raggiungere? Beh, sicuramente il fatto, l'abbiamo già citato, in caso di incidente, in caso di disruption della continuità dei servizi IT, bisogna riuscire a ripristinare i sistemi. Ho scritto qui nella slide in base a scelte opportune. Cosa intendo? Intendo, non è detto, cioè la continuità non va assicurata per tutti i sistemi in caso ovviamente di disastro. Bisogna privilegiare il ripristino e quindi essere più resilienti per quei sistemi che sono vitali per l'azienda. Ovviamente ciascuna azienda ha le proprie modalità organizzative, ciascuno diciamo pone l'accento su un sistema piuttosto che un altro. Per qualcuno potrebbe essere l'ERP, per qualcuno potrebbe essere la parte di e-commerce, per qualcuno potrebbe essere la gestione, non so, dei magazzini o la gestione diciamo degli impianti così di campo, di fabbrica, dei MES. Però diciamo gli aspetti più critici che emergono dalla Business Impact Analysis sono quelli che devono così ricevere per primi le attenzioni, devono ricevere maggiori attenzioni da chi si occupa di redigere un business continuity plan. Il secondo obiettivo è quello di essere in grado, e qui il caso che citavo prima proprio così potrebbe essere paradigmatico da questo punto di vista, di capire quando e quali sono le minacce e i rischi che possono mettere a rischio la continuità dei sistemi IT aziendali. Questo sembra banale, ma così banale non lo è. Per chi come me, insomma, trattava il tema del rischio, del risk management e delle analisi dei rischi in azienda, nelle categorie di rischio che così si prendevano in esame quando si esaminavano i rischi aziendali, vi assicuro che il rischio pandemia era presente ed era una delle categorie che si esaminavano, ma era una delle categorie che riceveva, non dico le minori attenzioni, ma insomma, quando uno prendeva in esame il tema pandemia, prendeva in esame pensando all'influenza che mi tiene a casa tutto un intero ufficio o che prende la squadra di produzione e quindi mi mette in difficoltà in quel senso lì. Nessuno, almeno insomma per gli ambienti che frequento io, nessuno ha mai pensato a una pandemia come quella che invece stiamo vivendo in questo momento. Quindi il tema di investigare e riconoscere i rischi non sempre è così semplice come si potrebbe pensare. Qualche volta i rischi si annidano o si manifestano, in questo caso, in maniera piuttosto inaspettata, e fa parte di questo processo di apprendimento continuo che chi si occupa di business continuity deve portare avanti. Un altro elemento importante che può essere sicuramente declinato come obiettivo di questo processo è quello di, nell'analisi dei rischi, non prendere in esame solo le classi singole di rischio, ma immaginare che si possono verificare, diciamo, più eventi contemporanei o, come accade di solito, che un evento ne inneschi un altro e che quindi ci siano delle combinazioni di rischio da cui devo proteggermi. Qui ovviamente, come dire, l'analisi diventa piuttosto difficoltosa, ma qualche volta l'esame, diciamo così, a scatola chiusa, in maniera così senza tener conto degli elementi di contesto di una classe di rischio, può portare a decisioni non sempre azzeccate in termini di continuità aziendale. L'ultimo obiettivo, anche qui a vederlo sembrerebbe assolutamente banale e, come dire,
ovvio, in realtà per la mia esperienza non sempre è così. Beh, devo avere molto bene idea, padronanza e così l'inventario di tutto quello che è il mio asset, per asset intendo non solo infrastruttura ma anche applicativo IT. Questo non sempre è così facile da avere. Perché? Perché magari lo scope dei sistemi informativi qualche volta non è così chiaro. Quindi magari le apparecchiature, faccio un esempio, che sono nelle fabbriche o quelle che sono nelle sedi remote, non è chiaro chi le gestisce. Quindi magari quando si parla di continuità non si prende in esame quel tipo di asset o di infrastruttura. Quindi avere ben chiaro quello che in inglese chiamano scope, quindi il perimetro delle iniziative di business continuity significa innanzitutto avere ben chiaro quali sono gli elementi che devo proteggere e che la cui continuità può essere messa a rischio. Visti gli obiettivi, vediamo quali diciamo possono essere identificati come li ho chiamati i principi, ma insomma, diciamo così, le fasi, le attività che poi un processo di business continuity deve in qualche maniera così vedere e avere la possibilità di mettere in campo. Come vi dicevo, si parte sicuramente da un tema di cerchiamo di evitare di avere la continuità messa a rischio, quindi proteggere e prevenire gli incidenti, siano queste minacce di tipo cyber, siano minacce di altro tipo, le possibilità di elementi naturali piuttosto che di guasti, errate operatività, interventi diciamo tecnici che non vanno a buon fine, qualsiasi sia il rischio che prendiamo in esame, ma cerchiamo di mettere in atto misure che limitino la possibilità che questo rischio si manifesti e in qualche maniera ci permettano quindi di proteggere, di rendere più così resistente la struttura. Quando poi, diciamo, la fase successiva, quindi queste misure in qualche maniera o falliscono oppure vengono superate, come ahimè talvolta accade, dobbiamo allenare e avere così, un'ottima capacità di identificare quando gli incidenti avvengono. Credo di non stupire nessuno quando dico che le minacce di cui parlava Mauro poco fa, cioè le minacce di tipo cyber, di cybercrime, diciamo, sono quelle più difficili da scoprire, nel senso che il tempo medio tra cui diciamo, intercorre tra quando la minaccia si manifesta in azienda a quando viene scoperta, gli ultimi tempi dicono che passano parecchi mesi prima che questa venga scoperta. Quindi ci sono parecchi mesi in cui ho un incidente in cui qualcuno, nel caso delle minacce cyber, esfiltra dati oppure mette a rischio la riservatezza e la continuità e l'integrità informativa del mio sistema e io non me ne accorgo. Quindi devo allenare, devo essere capace di identificare l'incidente quando questo si verifica, ovviamente nel minor tempo possibile. Chiaramente, volendo cambiare scenario, potrei fare l'esempio del classico server che si spegne la notte, ma se non ho un sistema di monitoraggio, fino a che la mattina non arriva qualcuno in azienda e magari prova ad accendere e non riesce, non me ne accorgo. Ecco, questa è diciamo, la capacità di identificare e quindi poi poter agire immediatamente quando l'incidente si verifica. Ovviamente, se poi l'incidente si verifica, devo essere in grado di reagire tempestivamente agli eventi, che significa avere un piano, in questo caso proprio più possibile preciso e dettagliato, delle cose da fare per ripristinare l'operatività. Ripristinare l'operatività deve essere un'azione in qualche maniera diversa da quella che ho citato come ritornare alla normalità. Quindi non posso pretendere di tornare a livello di normalità operativa immediatamente. Come dicevo prima, bisogna dare delle priorità, bisogna fare delle scelte, bisogna scegliere quale operatività ripristinare per prima e quindi poi, in un tempo successivo, gli altri sistemi che mi permettono di poter dire a un certo punto sono ritornato alla normalità. Ultimo, ma a mio modo di vedere fondamentale, ogni volta che succede qualcosa, ma mi permetto di dire non solo ogni volta che succede qualcosa, ma anche quando accadono quegli eventi che in aeronautica vengono chiamati near miss, cioè ci sono andato vicino, per tradurlo in italiano, beh, da quello che mi è successo, sperando che sia ci sono andato vicino e non mi è successo veramente, ma
devo fare poi un debriefing per adattare, per imparare da quello che è successo e cercare di così essere migliore, avere una migliore resilienza successivamente. Vi dicevo che la fase fondamentale è proprio quella della valutazione e dell'analisi dei rischi. Ovviamente questo così, assumendo che il patrimonio informativo e di asset informatici da proteggere sia ben chiaro, altrimenti chiaramente identifico i rischi solo di quello che penso o so di dover proteggere. L'analisi dei rischi dicevo, non è un'analisi, anche se parliamo di diciamo infrastruttura IT, che va fatta solo in maniera tecnica dal personale IT, perché l'analisi dei rischi e in particolar modo quello che qui ho chiamato livello di rischio accettabile per l'azienda, perché non esiste il rischio zero, quindi c'è sempre un tema di diciamo rischio residuo da gestire. Ecco, l'aspetto fondamentale è proprio questo, cioè chi decide che se quel rischio residuo è compatibile con le esigenze e l'eventuale impatto negativo economico o meno che questo rischio residuo può avere in azienda? Beh, direi non certo l'IT manager. L'IT manager ha il compito di presentare alla direzione aziendale, all'imprenditore, al board, questo rischio residuo, ma non in termini tecnici, lasciatemi usare questo termine, ma in termini di business. Cioè, se accade questo, l'impatto sul business sarà questo e quindi metto in atto delle contromisure che riducono l'impatto sul business, lo riducono a un livello che è accettabile per l'azienda. Perché parlo di un livello accettabile e non di un livello, diciamo, minore possibile? Beh, perché introdurre dei controlli, identificare delle misure, come ho scritto in questa slide, è un costo per l'azienda. Quindi l'ideale, l'obiettivo dell'IT manager non è quello di ridurre il più possibile il rischio, ma è di ridurre il rischio più vicino possibile alla soglia del rischio accettabile per l'azienda. Perché se lo faccio oltre il rischio accettabile, impiego delle risorse che probabilmente potrei utilizzare per altro, magari per coprirmi da altri tipi di rischio, perché il rischio accettabile per definizione è quello che l'azienda è disposta a sopportare. È proprio da questo punto di vista, se vogliamo, che così calandosi un po' di più, se vogliamo, nella realtà IT, quindi nel mondo tecnico, devo fare delle valutazioni, devo fare delle analisi, devo pensare, ripeto, quali sono le risorse che metto a disposizione del business e quindi avere, beh, qui l'ho chiamato catalogo dei servizi, ma non solo servizi in senso applicativo, ma proprio servizi visti lato business, cioè possibilità operative che l'IT offre al business. Devo, ovviamente dovrebbe emergere dalla business impact analysis, capire qual è, che è una declinazione del rischio accettabile se vogliamo, no? Qual è il downtime tollerabile dall'azienda per ciascuno servizio da questo punto di vista, e nel caso diciamo si verifichi l'incidente, vabbè, non vi sto a spiegare RPO e RTO perché credo che siamo tutti tra virgolette del mestiere, quindi sappiamo cosa vogliono dire queste due terminologie in termini di punto di recupero e obiettivi, tempo diciamo in cui posso recuperare il lavoro perso all'interno dell'azienda. Anche questi sono da concordare col business. Come ho già detto, per l'analisi dei rischi, qui le valutazioni sono di costo-beneficio, nel senso che si può sempre fare qualcosa di più, si può sempre fare qualcosa di meglio, e chiaramente tutto ha un costo. Quindi l'allocazione delle risorse, in questo caso economiche, va fatta proprio valutando i possibili benefici, quindi diciamo dando la priorità agli aspetti più critici. Non dimentichiamo, anzi vi invito a mettere l'accento sul fatto che prevenire in questo caso non è, diciamo, investire risorse senza un ritorno, ma è investire le risorse per avere il massimo ritorno, perché l'evento non si verifichi. Ora, è un po' il concetto, se vogliamo, dell'assicurazione, no? Quindi c'è chi è più portato a, diciamo, stipulare polizze assicurative e chi invece in qualche maniera accetta il rischio. Bisogna sempre fare i conti col fatto che però se questo rischio si manifesta, perché finché non si manifesta, tra virgolette, va tutto bene, ma quando questo rischio si manifesta, a quel punto bisogna poi assumere
che il rischio che si è manifestato abbia un impatto negativo per l'azienda e che abbia poi tutto l'overhead di attività per il ripristino dei servizi di business. Quindi la situazione ideale è riuscire a investire il più possibile in prevenzione e fare in modo che questo rischio, non dico non si manifesti, ma si manifesti il meno di frequente possibile o che quantomeno la sua probabilità di manifestarsi sia ridotta al minimo. Come allora approcciare, sempre ovviamente nei tempi che ci sono concetti, che sono concessi, questo processo di gestione della business continuity? Beh, la prima cosa che vi invito a fare è quella di così coinvolgere, avere la sponsorship delle figure apicali interne all'azienda. Bisogna assolutamente schiodare questa modo di vedere la business continuity, ripeto spesso magari descrivendola come disaster recovery, come uno dei progetti IT che l'IT manager vuole portare avanti. Non è un progetto IT, ma è un progetto IT che però riguarda il business, riguarda l'azienda. Quindi la sponsorship, l'attenzione al tema va cercata proprio nelle figure aziendali. L'IT in questo caso ha un ruolo importante, un ruolo tecnico e di competenza assolutamente importante, ma non deve dimenticarsi che la valorizzazione, l'abbiamo detto prima parlando di business impact analysis, la valorizzazione delle risorse critiche e degli impatti negativi la deve fare il business, o quantomeno va fatta assieme al business. Quindi è proprio un'attività che in qualche maniera richiede lo sforzo e l'integrazione e il contributo di tutte le componenti aziendali. Io insomma sono fatto l'IT manager per tanti anni, so che diciamo, quando si parla di business continuity e disaster recovery, l'aspetto tecnologico sicuramente è il primo che viene in mente e a cui noi poniamo l'attenzione, ma ridurre questi temi al solo acquisto del software piuttosto che del dispositivo, credetemi, non è l'approccio giusto rispetto a questo tema. Peraltro significa anche, diciamo, ridurre questo progetto a un progetto IT significa anche che l'IT manager si fa carico, nel caso ovviamente che l'evento negativo si manifesti, di una responsabilità che non è tutta o non è solo sua. Ripeto, è un tema di continuità del business aziendale, non è un tema di continuità del servizio IT isolato, cioè non è che l'IT va più o meno bene o a livelli di servizio più o meno alti come per altri aspetti ci troviamo a dover discutere con i vertici aziendali. Qui l'IT significa, ormai tutte le aziende è così, se un servizio IT viene critico, viene meno, vuol dire che il business aziendale non riesce ad operare. Quindi è un progetto sicuramente di business, è un progetto aziendale per cui serve la sponsorship da parte dei vertici aziendali. Ecco, un'osservazione, Cristiano, perché qui credo ci sia ancora, almeno a mia impressione, molto da lavorare, nel senso che mi sembra che in molte aziende la redazione del piano di business continuity è legato solo all'IT manager, o comunque diciamo solo in capo a lui, e c'è questa difficoltà, no, nel coinvolgimento della proprietà, direzione o del board su un tema che, come dicevi, coinvolge ovviamente tutta l'azienda, perché tutta l'azienda, no, può cadere nel rischio di essere inattivo, di subire dei contraccolpi. Quindi credo che qui ci sia ancora da lavorare, e comunque, anche se non è facile, è sempre la responsabilità dell'IT far sì di avvicinare o di coinvolgere le altre figure, no, per iniziare e migliorare questo processo. Ahimè, hai completamente ragione, la situazione è esattamente questa, c'è scarsa attenzione da parte, diciamo, dei vertici aziendali al tema, e dall'altro lato non c'è forse la forza, forse la volontà, in qualche maniera anche la competenza da parte dell'IT manager di portare il tema sui tavoli, diciamo, del consiglio d'amministrazione, dell'imprenditore, del direttore generale. Bisogna lavorare, però è fondamentale lavorare su questo e fare in modo di riuscire a coinvolgere tutta l'azienda. La situazione è però al momento molto spesso quella che dici tu, che descrivi tu, e questo
porta spesso a così, diciamo, delle anomalie all'interno della gestione, in questo caso della continuità del business e dell'IT aziendale. Bisogna, secondo me, fare leva come IT manager proprio su questo e sull'importanza che questo ha per l'azienda. Direi che, se dovessi dire, mi farei come IT manager proprio carico di questo compito per cercare di portare i giusti messaggi alla direzione aziendale in modo che prenda coscienza del problema. È comunque, questo diciamo la slide qui cade a proposito, è un processo assolutamente complesso ed è un processo che, dovendo assicurare la continuità del business, sappiamo bene la rapidità con cui il business evolve e quindi sappiamo bene quanto deve essere dinamico. Quindi, quando vedo girando per le aziende il piano di magari disaster recovery, ove presente, ed è bene che ci sia, che è lo stesso piano che ho trovato magari anni prima, faccio fatica, nel senso che magari la risposta standard è ma i sistemi sono sempre quelli. Certo, i sistemi sono sempre quelli, il business è difficile però che sia sempre quello a distanza di anni. Quindi è difficile che non ci sia bisogno di un'evoluzione di questi piani, di un attento così esame rispetto al fatto che questo piano può valere ancora o forse sarebbe meglio modificarlo un attimino. Qui ho segnato alcuni temi, diciamo, a cui bisogna prestare attenzione e che magari qualche volta non hanno il giusto peso, quindi il fatto che gli ambienti siano sempre più ibridi o rivolti verso il cloud, che le architetture informatiche siano sempre più complesse, che le loro interazioni non siano sempre così facili da individuare all'interno dell'azienda, che non venga considerato l'intero processo, ma che magari si identifichi un applicativo con una funzione senza pensare che poi c'è, diciamo, il cliente interno rispetto al fornitore interno, ecco. Oppure, ecco, che il fattore umano comunque abbia sempre la sua importanza da questo punto di vista, quindi devo avere all'interno dell'azienda le persone e le competenze in grado di gestire gli eventi e gli scenari che potrebbero presentarsi. Perché in effetti può capitare, no? Io metto l'applicazione, metto la soluzione in cloud e poi penso che è già il sicuro e quindi non devo fare niente, però ahimè non è sempre così. Non è sempre così, è detto esattamente la cosa giusta. Non è detto che, voglio dire, il cloud, qualcuno dice, è solo il data center di qualcun altro, io dico sì, però sicuramente quel data center, quello dei cloud principali, almeno cloud provider, ha un investimento in risorse, competenze e tecnologie che probabilmente l'azienda singola non può permettersi. Quindi da quel punto di vista può essere che sia più protetto, più resiliente. Questo non significa assolutamente che però non me ne devo preoccupare. Devo esaminare con attenzione i livelli di rischi e i possibili rischi che ci sono anche all'interno dei servizi cloud o dell'outsourcing presso un cloud provider, e devo farmi i giusti ragionamenti, eventualmente disaster recovery plan, anche per questo tipo di servizi. Non occuparsi, diciamo, di questo tipo di tema deve essere fonte di allarme e preoccupazione per l'IT manager. Dire tanto ce l'ho nel cloud, quindi il cloud non viene mai giù, non ha mai tempo di down, è sicuramente un atteggiamento sbagliato e potenzialmente molto pericoloso. L'approccio che quindi in qualche maniera mi sento di consigliare, in qualche maniera di proporre per chi vuole così entrare e portare in azienda un tema di gestione della business continuity, è quello proprio di alzare in qualche maniera il tiro e la qualità dell'analisi rispetto a questo tema, non pensare solo al tema della continuità è data solo dal backup, il disaster recovery è come ritiro sulle macchine, capire quali sono gli asset e i rischi che questi asset corrono, capire qual è l'impatto degli eventi negativi sul business, e poi ovviamente la parte che già l'IT sa fare molto bene, scegliere i tool e le tecnologie più adatte in base ai rischi che ho riscontrato e al livello ovviamente di resilienza che ho concordato e che voglio dare alla mia azienda.
da questo punto di vista, nel tempo, come dicevo, le cose cambiano, è un, così, un processo estremamente dinamico e che va rivisto, mi verrebbe da dire, con una frequenza piuttosto alta. Quindi possono cambiare i livelli di continuità, possono cambiare i rischi a cui sono esposto e i controlli che io metto per limitare l'impatto, la probabilità di accadimento di questi rischi. Devo eseguire ovviamente dei test periodici di tutto il mio piano, non solo quello di disaster recovery, se vogliamo in qualche maniera deve essere ispirato proprio al miglioramento continuo, quindi al fatto di esaminarlo periodicamente per capire se c'è qualcosa che si può fare meglio. E ribadisco ancora una volta, se poi succede qualcosa oppure ci siamo andati vicini, per fortuna non è successo nulla, imparare da quello che è successo per cercare di adeguare per la prossima volta, in modo che la cosa non succeda, o se succeda abbia un impatto minore. Vi lascio, poi ovviamente potete rivedere il webinar, non so se potrete anche scaricare le slide, ma in ogni caso se lo potete rivedere potete prendervi i riferimenti, alcuni riferimenti normativi che a mio modo di vedere sono interessanti rispetto all'argomento. Parlavo prima della ISO 22300 che è proprio dedicata alla business continuity, quindi c'entra esattamente l'obiettivo. Come diceva poi Mauro, le best practice ITIL hanno una parte relativa alla business continuity che è piuttosto interessante, e il framework di governance COVID-2019 di ISACA è un po' il riferimento mondiale per quanto riguarda la governance IT, quindi sicuramente ha in sé tutti gli elementi per poter affrontare bene il tema della business continuity. Vengono messi anche degli altri che sono magari un po' più diciamo specifici, sebbene siano, ad esempio quello del NIST è molto usato nel mondo anglosassone, sono diciamo tutti piuttosto usati e adottati. Con questo ho concluso, diciamo, la mia parte di esposizione. Passo la parola nuovamente a Mauro per un breve excursus sullo strumento diciamo di Nordest Servizi in tema di business continuity e disaster recovery. Sì, ok. Intanto invito anche i partecipanti a esporre eventuali domande, richieste che magari sono emerse durante l'esposizione di Cristiano, quindi c'è la chat che potete utilizzare, quindi in coda poi a queste due slide, velocissimo, potremo rispondere ai vostri quesiti. E abbiamo parlato di business continuity, di disaster recovery, e noi abbiamo una soluzione specifica proprio per l'ambiente IBM Power System. Si chiama Duplo TSA, è una soluzione che permette di copiare i dati in tempo reale su una o più macchine target rispetto a quella che è la macchina di produzione. Questa soluzione replica tutti quelli che sono gli oggetti dell'S400, quindi libreria di sistema, i vari programmi, spool di stampa, code, quindi diciamo che fa un backup completo di tutti quelli che sono gli oggetti presenti. E in caso di indisponibilità della macchina principale, permette di far sì che il ruolo venga passato alla macchina target, diciamo, e quindi diciamo, si mantiene la continuità operativa di tutte le applicazioni che girano su S400. Quindi è una soluzione che garantisce la continuità operativa, quindi impedisce che ci sia un blocco, un fermo dei programmi installati. Quali sono le peculiarità e i vantaggi della soluzione Duplo? È sicuramente che è una soluzione che è indipendente dal modello di macchina utilizzato, quindi non occorre che le macchine utilizzate abbiano la stessa versione, lo stesso modello, la stessa release di sistema operativo, vengono tollerate due scalini di release di differenza. E come dicevo prima, le macchine target possono essere anche più di una, quindi posso anche splittare, diciamo, il mio backup su più sistemi e su più sedi. Utilizza quasi esclusivamente, questa è una cosa direi decisamente importante, le risorse della macchina target, e quindi non va a penalizzare la macchina principale, che quindi mantiene le prestazioni ottimali, quindi questa è una cosa decisamente importante. Quindi è una soluzione che mi garantisce continuità di servizio e elimina tempi di inattività. È semplice da gestire e da installare, quindi questa è una peculiarità di Duplo, che magari la differenza rispetto ad altre soluzioni che sono un po' più macchinose.
tra l'altro delle funzioni interessanti come quella del backup e del mirror back che mi permettono, qualora ci sia la necessità, di mettere in manutenzione la macchina principale e portare diciamo, la macchina di backup come macchina principale, quindi io ho il tempo per esempio di fare l'aggiornamento dei programmi, del sistema operativo, applicare il PTF o quello che mi sembra, che mi serve, e poi fatta questa attività rimetto la macchina in linea, c'è l'aggiornamento automatico su quello che nel frattempo è stato cambiato, dopodiché la macchina ritorna ad essere la macchina principale, quindi una funzione molto comoda proprio per gestire la manutenzione del sistema. E come dicevo prima, replica qualunque tipo di oggetto, c'è una segmentazione delle repliche che permettono di avere una gestione molto, molto efficace degli oggetti presenti. È ottimizzato perché, come dicevo, per garantire massima velocità e quindi non impatta su quelle che sono le prestazioni. E in più a corredo c'è anche un ottimo sistema di monitoraggio che mi permette di capire come sta andando il tutto, se ci sono dei problemi, se ci sono degli alert, e posso consultare i report, quindi da questo punto di vista è molto completa. È una soluzione interamente italiana, e quindi questo io lo dico, è un plus, perché non è una soluzione che è passata di mano in mano come è successo presso altri brand. Questa è una soluzione che nasce qui in Italia e viene mantenuta, e come dire, ha già tante installazioni e, come dire, di successo che testimoniano la sua efficacia. Se volete approfondire la cosa, se volete avere maggiori dettagli, ovviamente siamo a disposizione. C'è anche un webinar dove abbiamo presentato questa soluzione che potete consultare all'interno di FAQ 400, quindi per andare un po' più nel dettaglio. Bene, io ringrazio i partecipanti. Ah, c'è una domanda che è arrivata, intanto leggo la chat, una domanda per Cristiano che mi dice un suggerimento così per capire da dove partire, cioè qual è il modo migliore per partire per creare un business plan, un business continuity plan efficace. Magari non è... Sì, allora, dal punto di vista così, posso consigliare di avere intanto una contezza, come dire, il più possibile di dettaglio di quelle che sono le risorse, i servizi, diciamo, le opportunità che l'IT offre al business e che, diciamo, così, dando una priorità per criticità, vanno messe in sicurezza e vanno esaminate per capire qual è il livello di rischio in qualche maniera che stanno subendo o che potrebbero correre. Fatto questo, che conoscendo, diciamo, i colleghi IT manager, sicuramente hanno una situazione sotto controllo da questo punto di vista. L'altra cosa da fare è proprio così, direi punto zero per partire, è proprio quello di coinvolgere la direzione aziendale e i colleghi, almeno insomma, i responsabili di business in questo tipo di iniziative di progetto, A, per avere il loro appoggio, e B, per spiegare diciamo quanto sia importante per l'azienda, proprio perché gli impatti possono essere estremamente così negativi e anche dal punto di vista economico incidere molto sull'azienda. Quindi cercare di fare in modo di così portare questo tipo di attività e di progetti, ripeto, secondo me il progetto è la messa in opera, in realtà poi bisogna mettere in atto proprio dei processi di business continuity, quindi ci deve essere una continuità dal punto di vista dell'attività, però già far comprendere all'interno dell'azienda, ai colleghi di business e alla direzione in particolare, quanto sia importante e determinante questo tipo di progetto e di approccio al problema, credo che sia proprio così un buon inizio per portare a termine e cogliere quegli obiettivi che abbiamo visto nel corso della presentazione. Bene, come dicevo, all'interno di FAQ 400 trovate il webinar che parla in maniera più approfondita della nostra soluzione, e trovate anche un webinar che abbiamo tenuto precedentemente che riguarda proprio la parte della sicurezza, la famosa cyber security di cui abbiamo accennato anche in questo intervento, perché come dicevo è un tema assolutamente d'attualità da non sottovalutare, dove è importante lavorare come prevenzione. Diciamo che il massimo intervento che noi possiamo fare è quello di prevenire quello che potrebbe succedere. Ovviamente non potremo avere mai l'immunità, ma magari possiamo fare dei passi significativi in avanti per alzare l'asticella.
Bene, grazie ancora e passo la parola a Guglielmo. Sì, no, io faccio semplicemente una chiusura, grazie, avete detto tutto e tanto, quindi rimando tutti quanti a entrare in fiera nelle nuove sale e poi ci saranno grandi novità, la fiera la stiamo rifacendo completamente graficamente, quindi nelle prossime settimane sarà un ambiente ancora più accogliente e attraente. Io ringrazio di cuore Nordest Servizi per i suoi contributi altamente formativi. L'altra volta si è parlato di sicurezza, ma dal punto di vista dell'utente, no? Quindi si è partiti dall'utente, oggi si è parlato dal punto di vista della governance, quindi direi persone sapienti sul tema da tutti i punti di vista. E poi il prodotto, chiaramente, perché senza prodotti le macchine non stanno in piedi con lo Spirito Santo, chiaramente. Quindi dobbiamo andare avanti con questa strada, formazione e soluzioni, e incontrarci e fare squadra, fare networking in questo periodo che non è uno scenario facilissimo sotto tutti i punti di vista, quindi noi ci crediamo e sicuramente faremo il massimo per continuare a darvi informazioni e farvi conoscere società come Nordest. Grazie di cuore a tutti per essere stati fino alle 7 a fare quasi l'aperitivo con noi, non possiamo offrirvi per il momento niente, ma in futuro se avremo budget vi manderemo a casa lo spritz. E un salutone dal nord-est, da quel di Trieste o da quel da dove si trova Cristiano, e a noi che siamo invece in Lombardia, comunque abbiamo clienti e ascoltatori da tutta Italia. Grazie ancora e ci vediamo allo stand di nord-est B13. Ciao a tutti, ciao, buonasera, grazie. Ciao Mauro, ciao.